quasi perdo lacrime di strada, mal che vada, fa finta che so gocce derugiada. E mentre Califano racconta una Roma che non c'è più, Daniele Fortini, presidente dell'AMA, e ai nostri microfoni, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Il meno invidiato dei manager romani, possiamo dirlo in questo momento, in questi giorni difficili? Temo sia così. Allora, qual è la situazione che lei ha davanti agli occhi e quali sono le prospettive? Se ne dicono di tutti i colori, è bello sentire l'ufficialità della sua voce. Ma la ringrazio, ma anche questa mattina abbiamo perlustrato il territorio con tutti i dirigenti, ormai siamo permanentemente sul campo giorno e notte ad incontrare gli equipaggi, parlare con i cittadini, incontrare i municipi, proprio per verificare le criticità e le situazioni su cui intervenire immediatamente e poi rassicurare circa l'impegno dell'azienda ovviamente a darsi da fare. La situazione sul campo al momento appare normalizzata, nel senso ci sono ancora delle situazioni di difficoltà, però generalmente la città oggi appare pulita. Fra sabato e domenica abbiamo lavorato con tutti gli impianti al massimo della loro capacità, speriamo di non avere rotture impiantistiche nel corso di questa settimana. Sabato e domenica nuovamente lavoreremo a pieno regime e quindi confidiamo che da lunedì della prossima settimana la situazione sarà assolutamente normale. Attualmente parte dei rifiuti prendono la via dell'estero? In realtà no, all'estero non portiamo nulla al momento, anche se con la prossima gara che bandiremo entro la fine del mese per consegnare allo smaltimento gli impianti di cui purtroppo noi non abbiamo proprietà, allargheremo all'Unione Europea ovviamente la ricognizione. Cioè sono quelli di Lazio Ambiente S.p.A. per intenderci. Adesso stiamo utilizzando gli impianti di Colleferro, gli impianti di San Vittore, l'impianto di compostaggio di Aprilia, il nostro di Maccarese. Dopodiché però noi abbiamo la necessità di portare a smaltimento circa 1 milione di tonnellate di rifiuti all'anno, i nostri impianti riescono a trattarne circa 200.000 e quindi è evidente che abbiamo tanti rifiuti che possiamo fare. Le 800.000 tonnellate che vanno fuori, che via prenderanno? Ma in questo momento stanno prendendo la via di 43 siti differenti in 8 regioni con 163 tir al giorno che arrivano e lasciano la capitale con carichi di monnezza. È ovviamente una barbarie, questo non deve succedere, purtroppo è il frutto di 50 anni di mala gestione. Adesso dobbiamo portarci ad una condizione moderna, il percorso non è facile, è tutto accidentato e tuttavia siamo certi che ci riusciremo, ma è chiaro che ci sarà una fase transitoria da adesso al momento in cui avremo una nostra autosufficienza impiantistica, avremo 1 o 2 anni di transizione nei quali dovremmo chiedere aiuto ad altri. Quindi per altri 2 anni il regime sarà questo, con questo squilibrio molto forte? È assai probabile, perché in questi 2 anni noi non vogliamo costruire nuove discariche e non vogliamo costruire inceneritori nel territorio metropolitano di Roma. E questa è la ragione per la quale avremo bisogno di usare gli impianti degli altri, però in modo decrescente, nel senso che abbiamo quest'anno già attivato 2 municipi nuovi con la raccolta differenziata porta a porta, 3 municipi cominceranno da settembre e poi a svilupparsi ottobre-novembre, primavera del prossimo anno altri 5 municipi, confidiamo con una raccolta differenziata al 60% di avere un fabbisogno impiantistico ridotto da 600.000 tonnellate, 200-250.000 ce le possiamo trattare in casa e quindi si riduce di molto il fabbisogno impiantistico esterno. Perché la raccolta differenziata? Questo è quasi un mistero, un segreto di Fatima. Perché la raccolta differenziata a Roma non ha mai attecchito ai livelli delle altre grandi, diciamo, città, capitali? Perché non la si è voluta fare. Ah. Non è che i romani non avessero la propensione a fare la raccolta differenziata, che i romani sono particolarmente maleducati oppure distratti, no, semplicemente non la si voleva fare, c'era una buca, bisognava alimentare quella buca, la discarica di Malagrotta, e quindi tutto ciò che poteva essere incoraggiamento della raccolta differenziata veniva negato, inibito, vietato in mille forme. Se lei pensa
che una città come Roma nei suoi rifiuti ha circa 400.000 tonnellate di frazione organica, gli scarti della mensa, il cibo, 400.000 tonnellate. Con la raccolta differenziata se ne possono intercettare almeno 200.000. Ebbene, gli impianti di compostaggio disponibili in tutta l'area metropolitana di Roma sono per 20.000 tonnellate. Vuol dire che nessuno ci ha mai pensato, nessuno li ha mai progettati, voluti e costruiti. La domanda è anche un'altra, cioè si sta facendo tutto in questo momento? Perché sembra si vedono campane usurate, si vedono contenitori rotti, cioè l'impressione è che l'immagine proprio della raccolta in strada non sia proprio sfavillante. Ma guardi, dal punto di vista della raccolta, dell'efficienza, diciamo così. Sì, sì, ecco, ma diciamo dal punto di vista della raccolta, dell'efficienza della raccolta, credo che possiamo dichiararci abbastanza soddisfatti, nel senso ogni giorno vengono tolte dalle strade 4.500 tonnellate di rifiuti, insomma non siamo ai livelli di Manhattan. Però non era differenziata, cioè anche quando c'erano i raccoglitori differenziati spesso c'era la leggenda che venissero poi dopo raccolti separatamente e invece buttati. Beh, guardi, tutti insieme in modo indifferenziato. Esatto, no. La ringrazio di avermi posto questo quesito, perché è quello che più spesso troviamo sui social network o nelle denunce giornalistiche. E non è vero? Assolutamente no. Può accadere che qualche nostro equipaggio che si comporta male, perché il codice aziendale dice che ogni equipaggio deve svuotare la matrice di rifiuti alla quale è stato destinato, carta se è carta, multimateriale se è multimateriale, eccetera, eccetera. Qualche volta può accadere che qualche nostro equipaggio per riempire il carico e tornare prima in sede possa comportarsi male, ma viene punito, viene sanzionato e punito. Se si presenta all'impianto con un carico, quando svuota il camion, se ci accorgiamo che ci sono rifiuti che non ci dovevano essere, l'equipaggio viene punito. Quindi queste azioni vengono colpite e represse dall'azienda. E in ogni caso fa fede un dato: noi i rifiuti differenziati li consegniamo al Consorzio Nazionale degli Imballaggi, il quale certifica in ingresso alle piattaforme di riciclo i quantitativi che quotidianamente vengono consegnati, perché sono quantitativi sulla base dei quali ci pagano un contributo. Quindi è chiaro che non sono dati falsi. Se certo. fossero falsi lo sarebbero, come dire, in diminuzione, perché ci devono pagare, quindi hanno tutto interesse a certificare il minor numero di quantitativi corrisposti. E ci i romani pagano... rispettano i contenitori della differenziata, da quello che a voi risulta? Generalmente sì, abbiamo un tasso che è intorno al 20%, diciamo così, di disattenzione, finisce nel cassonetto sbagliato, il rifiuto sbagliato. Però è generalmente quello che accade a Bologna, a Milano o a Firenze. Cioè una media uguale a quella nazionale? Assolutamente sì, che sarebbe bene che non ci fosse, in Germania è più bassa, però l'Italia non è popolata da tedeschi. E poi questo nel momento dello scarico viene di nuovo selezionato, questo 20% fuori posto? Assolutamente sì, perché le cartiere non accetterebbero rifiuti che contenessero un 20% di frazioni estranee alle cellulose. Lo stesso vale per il vetro, vale per l'industria dei metalli, per le fonderie e quant'altro. Quindi questi signori che ricevono i nostri rifiuti da riciclare stanno molto attenti a separarli, perché altrimenti dopo avrebbero problemi. Comprometterebbero il loro lavoro. Un certo. SMS: a che punto la raccolta differenziata? Simone Roma, ma forse si è collegata da poco, perché il punto era stato appena fatto da Daniele Fortini, però possiamo anche ricordarlo, c'è una progressione per cui si arriverà alla raccolta porta a porta, c'è un grande impulso alla raccolta porta a porta, giusto? Assolutamente sì, e la raccolta porta a porta è quella che ci consente di intercettare la maggior parte dei rifiuti e in modo selettivo e anche di qualità, diciamo così, abbastanza puri per matrice di rifiuto, e quindi è il sistema più efficiente ed efficace per raccogliere rifiuti. Ovviamente presuppone sensibilità e partecipazione dei cittadini, perché come lei sa benissimo, le città non si sporcano da sole e non le sporcano neanche nei turbini. Altro SMS: abbiamo letto che un operatore su quattro ha diritto alla legge 104. Come credete di andare a fondo la questione, Paolo? Non so, è vero? No, sono 3,5 lavoratori, 3 lavoratori e mezzo per ogni 100, quindi proprio uno ogni 4, no, sono il 3%, perdoni, è una media
troppo elevata rispetto a quella nazionale, che è del 2%, quindi vuol dire che ci sono lavoratori che usufruiscono di questo beneficio di legge, sacrosanto beneficio di legge, ma dobbiamo andare a vedere se effettivamente tutti devono, hanno diritto ad usare questa legge oppure no. Temo che appunto invece ci siano stati degli abusi. Per quello che lei ha trovato, Roma aveva bisogno di Malagrotta? Roma non aveva bisogno di Malagrotta, Roma poteva fare lo stesso percorso che hanno fatto le città italiane del nord, da Milano a Bologna a Torino e tante altre, cioè poteva fare un percorso nel quale poteva considerare la discarica residuale, attrezzarsi per sviluppare la raccolta differenziata almeno fino al 50% e dotarsi di impianti di recupero di materia e per i residui non riciclabili di recupero di energia ed evitarsi una discarica. Già 20 anni fa Roma avrebbe potuto evitarsi la discarica. Non lo ha fatto e sta pagando probabilmente il prezzo? Esattamente, è proprio così. Non lo ha fatto per una miopia politica grave, cioè quella discarica consentiva di nascondere i rifiuti sottoterra lasciandoli alle generazioni future a poco prezzo. E quindi, diciamo così, l'ingordigia del momento del potersi liberare dei rifiuti nascondendoli per lasciarli ad altri nei secoli, però spendendo poco, è quella che ha drogato la città e le ha impedito di sviluppare invece sistemi moderni. Oh, e invece lei prima ha fatto un accenno nella sua primissima risposta, dice Roma non ha bisogno di un inceneritore, non intende dotarsene di un inceneritore sul suo territorio, diciamo. È così, perché nel Lazio esiste già un polo energetico, che è quello che fa premio sugli impianti di San Vittore e Colleferro, sono impianti che possono essere ammodernati, diventare più efficienti e quindi consentire la sufficienza di smaltimento per i rifiuti residui non riciclabili per tutta la regione Lazio. Non c'è bisogno di moltiplicare forni, dobbiamo moltiplicare impianti per il recupero di materia. Però sarebbe utile, no? Cioè, voglio dire, un territorio così vasto che non ha un inceneritore, Brescia ne ha uno, ne hanno tantissime città, hanno l'inceneritore, una volontà politica, una scelta politica. No, diciamo che Roma ce l'ha, anche l'impianto di Napoli è un inceneritore da 600.000 tonnellate l'anno di rifiuti, quindi un impianto molto grosso, è nel territorio del comune di Acerra, eppure serve tutta la Campania e in particolare la capitale del Mezzogiorno. Per Roma, gli impianti di Roma sono quelli di Colleferro e San Vittore, così come lo sono per tutta la comunità laziale. Quindi non è che Roma non ce l'ha l'inceneritore, ce li ha, ne ha due, uno a San Vittorio e uno a Colleferro, bisogna fare in modo che diventino delle macchine efficienti, perché adesso non lo sono, e che garantiscano la sicurezza a tutto il Lazio. Bene, mi sembra che ci siano almeno le idee chiare. Quanto tempo vuole per essere giudicato, Fortini? Ma guarda, io sono giudicato ogni giorno, dal sindaco, dall'amministrazione che mi ha dato fiducia, dai cittadini che incontro sulla strada, ogni giorno, quindi ogni giorno è il primo, ogni giorno è l'ultimo, bisogna lavorare. Quanto ha sofferto il giorno della foto dei maiali? Beh, io non c'ero. Non c'era ancora, infatti, da parte da adesso, sì. Il maiale lo avrei rapito. E c'è il rischio che questo sistema vada a collasso in tempi brevi o abbia dei momenti di defaillance, diciamo così? È proprio quello che stiamo cercando di evitare. Con le nuove dotazioni, il tritovagliatore mobile che ci consente una capacità aggiuntiva per 300 tonnellate al giorno di rifiuti e quello che stiamo cercando d'intesa con la Regione Lazio intorno ai nostri confini per poter conferire i nostri rifiuti da trattare, io credo che una crisi come questa ultima che abbiamo vissuto non si ripeterà. Bene, io la ringrazio infinitamente, grazie per questa comunicazione e speriamo di non doverci più sentire per commentare delle emergenze. La ringrazio. Buongiorno. Grazie a lei. Buongiorno. Teleselezione. Radio Yes, la radio della città di Roma.